Bene, ripeto, completiamo oggi la trattazione dei limiti con l'ultimo limite che ci rimaneva da vedere, che era il limite della nostra funzione f di x quando x tende a infinito. Ok? E immaginiamo che il limite converga a un numero reale. Allora, per vedere questo, vi ricordate che se qui al posto di infinito avevamo un numero, significava che la funzione f di x approssima questo numero quando x approssima la grandezza che c'è esposta in questa posizione. Okay? Questa freccia significa è in un intorno di. Ora, in un certo senso si potrebbe, come dire, allargare il concetto di intorno di un numero reale, intendendo anche un intorno di infinito. È un'operazione un po' delicata dal punto di vista concettuale, ma è possibile. Che significa dire che x tende a, più infin a infinito? Significa dire che x ha un valore molto grande, più grande di qualunque numero per quanto grande possiate immaginarlo. Proviamo di arrivarci per gradi. Vi ricordate quando abbiamo visto all'inizio il concetto di intorno, di intervallo, eccetera? Avevamo visto che se avevamo preso l'insieme di numeri reali fatti come le frazioni unitarie. Ok, con n diverso da 0. Quindi un mezzo, un terzo, uno, un mezzo, un terzo, un quarto, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che man mano che n cresce, la frazione ovviamente se divido 1 per un numero molto, molto grande, via via sempre più grande, ho numeri sempre più piccoli. Abbiamo visto in particolare il grafico di questa relazione. Se mettiamo in ascissa la x, cioè in ordinata la x, 1 su n, e in ascissa n, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, e qui mettiamo 1. Se n vale 1, x è 1, se 2 è un mezzo, se 3 è un terzo, se 4 è un quarto, eccetera. Okay, e così via. Quindi man mano che ho una frazione dove il numeratore è costante, fisso è 1 e il denominatore cresce, okay, questa frazione approssima un numero via via sempre più piccolo, via via sempre più vicino a 0, senza mai andare sotto lo 0, cioè sempre positivo. Però è sempre più vicino a 0, tanto più vicino a 0 quanto più n è piccolo. Okay, quindi possiamo dire che se, facciamo un esempio con i numeri interi perché viene più semplice, se n diventa molto grande, 1 su n approssima lo 0 se n cresce. Quindi il limite per n che tende a infinito, cioè quando n diventa sempre più grande, di 1 fratto n, vale 0. Okay, dire che il limite è 0 significa dire che 1 su n sta in un intorno di 0, quindi la sua differenza, 1 su n meno il valore del limite che è 0, è più piccola di epsilon con epsilon qualunque positivo. Quando, beh, se risolviamo questa disequazione, lo 0 possiamo anche non scriverlo, abbiamo che 1 su n è più piccolo di epsilon, quindi il valore assoluto non serve perché n è positivo, e quindi abbiamo 1 su n minore di epsilon. Moltiplichiamo destra e sinistra per n, possiamo farlo perché n è positivo, ricordo. Quindi abbiamo 1 minore di epsilon per n e dividiamo per epsilon, anche questo possiamo farlo perché epsilon è positivo, quindi 1 su epsilon minore di n. O invertendo, n maggiore di 1 fratto epsilon. Okay, quindi se epsilon è piccolo, cioè se x è, se la nostra funzione, in questo caso 1 su n, approssima lo 0, per un numero, per una differenza molto piccola, vuol dire che 1 su n è grande. Faccio l'esempio, se epsilon è 10 alla meno 3, 1 su epsilon è 1000 e così via. Quindi questo come lo interpretiamo? Significa dire che se n è sufficientemente grande, cioè maggiore di, sottolineo
chiamiamolo M, di un numero M positivo, allora tanto più grande sarà questo numero, tanto più vicino a 0 è 1 su N, scusate. Ok? Quindi la scritta, il mio obiettivo era mostrarvi questo, la scritta N tende a infinito, si può interpretare dicendo che preso un M positivo, allora il valore assoluto di N, che qui è superfluo perché N è positivo, ma in generale con la X sarà necessario, sarà maggiore di questo numero, per quanto M sia grande, che è un po' l'analogo di quello che avevamo visto per la F di X. Okay? Se poi questa scritta si può generalizzare per numeri anche non interi, per le X qualsiasi. Se x è reale, quindi positivo o negativo, dire che x tende a infinito significa dire che con un m maggiore di 0 per quanto grande, il valore assoluto della x supera questo m. Quindi, questo si può, tra virgolette, biforcare nel caso in cui l'x sia positivo o sia negativo. X è maggiore di più m, allora x tende a più infinito. Se x tende a meno infinito ed m è positivo, x sarà minore di meno m. Quindi x può tendere all'infinito in due modi, nel verso positivo o nel verso negativo. Questa scritta ingloba tutte e due queste. Ok? Per questo qui c'è il valore assoluto. Quindi riassumo. Dire che x tende a più a infinito significa dire che x in valore assoluto è molto grande. Che significa matematicamente molto grande? Più grande di qualunque numero per quanto grande tu lo pensi. Ok? O tu lo prenda. Qualunque numero tu prenda, x supera questo numero. Questo traduce tecnicamente la scritta x tende a infinito. Però per tendere all'infinito ci sono due possibilità. Si può tendere all'infinito con un valore positivo o con un valore negativo, perché questo nel valore assoluto viene cancellato il segno. Quindi questo contiene due sottocasi, ecco, mettiamola così. Se x diventa molto grande col segno positivo, allora qui posso togliere il valore assoluto, perché x è più grande col suo segno di m. M è positivo, ve lo ricordo. Se invece x tende a un valore molto grande, ma col segno negativo, allora x sarà inferiore di meno m. Sull'asse reale, sull'asse delle x, qui c'è il nostro asse delle x, qui c'è lo 0. Quando x tende a più infinito, vuol dire che x assume valori molto grandi che sull'asse delle x stanno sulla destra. Ok? Quando tende a meno infinito, x assume molti grandi con valori negativi, quindi va nell'estremo sinistro della nostra retta, anche se dal punto di vista formale non è possibile rappresentarla con un punto particolare, perché ripeto, qualunque numero io prenda, x sta oltre quel numero. Però l'idea è quella. Dimmi. No, lo 0 è un punto di riferimento, in realtà è l'estremo destro della retta, che in realtà non esiste, non è un punto, perché questa retta è illimitata. Non è possibile, stavo dicendo, rappresentarlo con un punto, perché in realtà questa retta continua. La retta dell'asse reale non è limitata, quindi non posso prendere. Ecco, dire che gli estremi sono più infinito e meno infinito è un po' tirato per i capelli, perché? Perché più infinito e meno infinito non sono numeri. Un numero più grande di qualsiasi altro numero, per quanto grande, non è un numero in realtà, perché non c'è un numero più grande di tutti sull'asse reale. L'asse reale, insieme ai numeri reali, è illimitato a destra e anche a sinistra. Ok? Per questo cosa si fa? Quando si fanno i grafici si fa il famoso tratteggio, i puntini, per dire che lui continua in quel modo lì fino a che non arriva dove deve arrivare. E geometricamente non può rappresentarlo, perché essendo illimitato non puoi rappresentarlo graficamente su una superficie finita come la lavagna o un foglio. Ok? Torniamo alla nostra funzione di prima. Se
immaginiamo di rappresentarla graficamente, stavolta per i numeri qualsiasi. Ecco. Immaginiamo una funzione semplice come quella di n di prima, f di x, che vale 1 su x. Questa abbiamo già visto che era un'iperbole, equilatera. Il grafico è grosso modo questo. Ecco, qui il dominio di questa funzione è superiormente limitato, quindi qui faccio dei tratteggi. Per dire, la funzione continua in questo modo e non posso disegnarla tutta, no? Perché il suo dominio è illimitato. Qua a destra e a sinistra ha un comportamento del tutto analogo. E qui anche. In questo caso, prendendo a prestito quello che abbiamo visto prima per 1 su n, possiamo dire che il limite per x che tende all'infinito di f di x vale 0, dove la nostra f di x è 1 su x. Fatemi scrivere meglio. Perché? Perché al crescere del denominatore questa frazione va a 0. E 0 è il valore che abbiamo qui. Quando questo accade, vedete che il grafico della funzione si avvicina alla retta orizzontale y uguale a 0 senza mai toccarla. E questo significa che si può interpretare dicendo che la retta x uguale, anzi y uguale a 0, fatemi scrivere meglio, è asintoto orizzontale. Abbiamo visto quelli verticali, quelli orizzontali sono rette orizzontali al cui il grafico della funzione tende o approssima man mano che x diventa molto grande in segno positivo oppure in segno negativo. Quindi riassumendo, ogni volta che ho il limite per x che tende a infinito di f di x che vale L, numero reale, cioè il limite deve essere finito, allora y uguale a L è asintoto orizzontale. Perché anche quando c'è 1 fratto x c'è il limite di 1? Perché in questo caso è vero, in questo caso il limite di 1 su x per x all'infinito è un numero finito, è un numero reale. Quando f di x converge all'infinito, la retta y uguale a L è asintota orizzontale. Facciamo un altro esempio. Immaginate una funzione di questo tipo. Qui mette la retta, che ne so, y, facciamo una disegnata di colore diverso. Prendiamo una retta orizzontale, y uguale a L, e una curva fatta in questo modo. In questo caso ho che la curva y uguale a L è asintota orizzontale, perché man mano che x diventa molto grande, il grafico della funzione tende a quello della retta orizzontale. In questo caso, questa retta è un asintoto orizzontale, mentre qui abbiamo la funzione y uguale a f di x. Ok? Ok, tutto chiaro? Possiamo generalizzare questo comportamento. In generale, immaginate di avere per esempio una funzione fratta f di x che sia uguale a numeratore che dipende da x e un denominatore che dipende da x. Ok? E immaginate che per x che tende a infinito, il numeratore tende a un numero reale, chiamiamolo k, diverso da 0, mentre il denominatore tende a 0, infinitesimo. In questo caso, se ho, ripeto, una funzione fratta dove il numeratore converge a un numero qualsiasi, diverso da 0, e il denominatore invece tende a 0, il comportamento della funzione per x tende a infinito sempre, in questo caso, è
di una divergenza. In questo caso, per esempio, non ho sicuramente un asintoto. Perché? Perché una funzione che diverga, abbiamo già visto quell'altra volta, se la funzione diverge, cioè non approssima un numero particolare ma diventa sempre più grande, allora non avrà questo comportamento, non tende a un numero particolare, ma cresce indefinitamente, a più infinito o a meno infinito, a seconda del segno della funzione. Facciamo l'esempio semplice. Vediamo per esempio una funzione divergente, quale potrebbe essere? Il limite per x che tende a infinito di x alla seconda. In questo caso il grafico della funzione è una parabola molto semplice. Ecco, man mano che x diventa molto grande, anche x alla seconda diventa molto grande, quindi la funzione all'infinito diverge. E siccome c'è un segno al quadrato, diverge a più infinito sia a destra che a sinistra. Vedi che qui continua a crescere, non approssima un numero particolare, quindi questa non ha asintoti orizzontali di nessun tipo. Ok? Viceversa, invece, questo forse era l'esempio che volevo dire prima. Se, anzi, fatemi correggere quello che dicevo prima. Okay. Se ho sempre per x che tende a infinito di una funzione fratta dove il numeratore converge a k diverso da 0 e il denominatore diverge, il limite è nullo. Perché? Perché il numeratore tende ad approssimare un numero finito, qualsiasi numero sia. Se divido k per un numero via via sempre più grande, ottengo una frazione sempre più piccola. In questo caso, questo rapporto assume quando x diventa infinito, fatemi correggere, scrivere un poco meglio questo. Assume un valore via via sempre più piccolo, significa sempre più prossimo a zero. E il comportamento, il prototipo di questo è proprio 1 su x. Ma in realtà non è necessario che questo sia 1, basta che sia un numero qualsiasi diverso da zero. D'accordo? Se è 0, ancora meglio, perché in quel caso è 0 sempre, perché se il numeratore è nullo, diventa 0 sempre. Ok? Possiamo anche togliere questa condizione. Qualunque numero diviso un numero molto grande dà una frazione molto piccola. Okay? Quindi tanto più x cresce, quanto più questo approssima un numero finito, se il denominatore diverge, cosa è nulla. Detto in altri termini, cosa significa? Facciamo un altro esempio. Se ho il limite per x che tende a infinito di numeratore, mettiamo x alla seconda, al numeratore, cosa potremmo mettere? 1 meno 1 su x. Qui per x che tende a infinito, questa parte, 1 su x, approssima quale numero? Man mano che x cresce, questo va a 0, perché è una frazione con un denominatore molto, molto piccolo. Quindi il numeratore tenderà a 1 meno 0, cioè 1, mentre il denominatore diverge. Per cui 1 fratto numero molto grande, limite è nullo. Quindi questa funzione avrà la retta y uguale a 0, cioè l'asse delle x, come asintoto orizzontale. Ok? Ci sono domande?
Attenzione, è anche possibile che si verifichino situazioni di questo tipo, mi riferisco agli asintoti. Attenzione, immaginate di avere una funzione di questo tipo. Questo è il suo asintoto orizzontale, y uguale a l. Immaginate che il grafico sia fatto così. Lo faccio in blu. Così via. Qui ho un grafico che oscilla, ma oscilla se tendendo sempre di più alla rete y uguale a l. Anche in questo caso, o che la retta y uguale a l è un asintoto. Anche se, contrariamente agli altri esempi, la funzione attraversa il suo asintoto. Ma quello che è importante è che la distanza tra la funzione e l'asintoto tenda a 0 quando x diventa molto grande. Facciamo un esempio. Un esempio semplice è questo, y uguale a 1 fratto x per il seno di x. Qui abbiamo la combinazione di due funzioni. La prima, 1 su x, abbiamo visto che, facciamo solo l'esempio per x tende a infinito, a più infinito che è più facile, è fatta in questo modo. La seconda, il seno x è una funzione oscillante, una sinusoide. In questo modo, okay. La funzione sen x oscilla tra meno 1 e 1 man mano che x cambia, che x cresce in positivo o in negativo. Se moltiplico una funzione oscillante tra meno 1 e 1 per 1 su x, significa che l'ampiezza dell'oscillazione non rimane sempre costante, ma decresce. Quindi questa funzione ha un grafico di questo tipo. Tracciare in blu, ecco, un grafico che è un seno, ma un seno la cui ampiezza diminuisce progressivamente man mano che x aumenta in senso positivo o in senso negativo. Devo fare una curva, non me lo lascia fare, e così via, da questa parte e anche dall'altra, in modo tale che la ampiezza del seno decresce come 1 su x. Anche in questo caso avrò che il limite per x che tende a infinito di 1 su x per sen x è un numero che ha questa funzione, tende comunque a un valore compreso tra meno 1 e 1, quindi è limitata. Questo invece tende a 0, 0 per qualsiasi cosa fa 0, il limite è nullo. E quindi, dato che questa funzione rispetta la definizione del fatto che all'infinito il limite è 0, allora posso dire che la retta y uguale a 0 è asintoto orizzontale. Però si tratta di un asintoto un po' diverso dal solito perché? Perché la retta y uguale a 0, che è l'asse delle x, viene attraversata dalla funzione in molti punti, in infiniti punti in realtà. Quindi attenzione, non è detto che la funzione non attraversi il suo asintoto, l'importante è che approssimi l'asintoto sempre di più man mano che x diverge, va infinito, più infinito o meno infinito. Ok? Questo per gli asintoti orizzontali, quelli verticali invece no. La funzione asintoti verticali significa che non attraversa mai il suo asintoto. Invece una funzione può benissimo attraversare il suo asintoto orizzontale oppure obliquo, quando vedremo quelli obliqui. C'è questa importante differenza. Ci sono domande? Detto questo, è chiarito cosa si intende quando si parla di limite per x tende a infinito. Quanto tempo ce la facciamo? Sì. Vediamo alcune
semplici regole che si applicano quando dobbiamo calcolare in generale i limiti. Quindi calcolo dei limiti. Regole o teoremi sul calcolo dei limiti. Immaginate di avere due funzioni, tale che il limite per x che tende a x con 0 della prima funzione, f di x valga L, e il limite per x che tende a x con 0 allo stesso punto di g di x e valga, che ne so, h. Attenzione, qui nei due casi x con 0 deve essere lo stesso, che queste regole si applicano se il limite è calcolato per x che tende allo stesso valore. Ok? Allora, prima, se la funzione f di x e g di x convergono rispettivamente ad L e ad h in x con 0, allora il limite della loro somma, f di x più g di x, converge alla somma dei limiti. Quindi, se sommo le funzioni, il risultato è la somma dei limiti. Questo in realtà l'avevamo già visto quando abbiamo applicato il limite alla funzione lineare. Lo stesso vale per la differenza. X con 0 f di x meno g di x converge alla differenza dei limiti L meno h. F converge ad L, g converge ad h, f meno L converge ad L meno h. Analogamente vale per il prodotto. Se tende x con 0, il prodotto f di x per g di x converge a L per h. Cioè, le operazioni che faccio sulle funzioni si traducono direttamente nelle stesse operazioni sui valori dei limiti, se L e h sono finiti. Il rapporto è un pochino più delicato. Il limite per x che tende a x con 0 di f di x, che diventa il numeratore, fratto g di x, che diventa il denominatore, è uguale al rapporto L fratto h se h è diverso da 0. Se invece h è 0, la funzione diverge. Abbiamo già visto che se h è 0, invece, limite per x che tende a infinito, scusatemi, a x con 0, di f di x fratto g di x è uguale a infinito se h è 0, cioè se la funzione al denominatore è infinitesima. E attenzione, L è diverso da 0, che altrimenti 0 fratto 0 può fare qualsiasi cosa. Fare anche g di x fratto f di x. Certo. In quel caso è In quel caso, se la funzione al numeratore è infinitesima e la funzione al denominatore tende a un numero qualsiasi, 0 fratto un numero fa 0, non è un problema. Il problema diventa quando il denominatore si annulla. In questo caso questo calcolo non lo puoi fare, non puoi fare L diviso 0, che non è un numero. Se il denominatore è infinitesimo, se L tende a 0, allora questo rapporto diverge se L non è 0. Se invece è 0 fratto 0, si tratta di una forma indeterminata, che vedremo a suo tempo. Ok? Ancora un paio di casi. Se x che tende a x con 0 sempre ho una potenza della funzione, elevo la mia funzione a una potenza, allora questa funzione converge a L alla n, con n reale, intero. La stessa cosa per la radice, a patto che questo esista ovviamente.
limite felice che tende a x con 0 della radice ennesima di f di x. Se f di x tende a L, il limite è radice ennesima di L, se esiste. Questo è un se importante, perché se f di x tende a meno 1 e ho la radice quadrata di meno 1 non si può fare. Quindi in quel caso il limite non c'è. Ok? Cosa mancava? Ah, tutte le funzioni elementari, ovviamente se il limite per x che tende a x con 0 del seno di f di x è il seno di L. Se f di x tende a L, sen f di x tende a seno di L. Idem per il coseno. E così via. Cioè, le operazioni che faccio sulla funzione si traducono in operazioni se lecite, non è lecito per esempio dividere per 0, non è lecito fare la radice di un numero negativo, si traducono immediatamente sulle operazioni analoghe fatte sul valore del limite. Ok? Questi teoremi, utilizzando il fatto anche che, vi ricordo che abbiamo visto che se ho una funzione lineare, limite per x che tende a x con 0 di ax più b, questo vale a x con 0 più b, posso calcolare i limiti di tutto quello che più o meno le funzioni con cui avremo a che fare. Facciamo un esempio. Calcolare il limite di x che tende, che ne so, a 2 di una funzione fratta con numeratore 2x più 5, il numeratore x alla seconda più 1. Ok, allora che cosa facciamo? Beh, è sufficiente notare che il numeratore, se x tende a 2, tende a 9, il denominatore a 5, quindi il numeratore e il denominatore sono convergenti a due limiti diversi. Nel nostro caso questo sarebbe L e questo sarebbe H, il limite tende a 9 quinti. Ok, il problema diventa quando il denominatore invece è 0. Allora lì bisogna vedere come si comporta la funzione. Facciamo un esempio. Nota bene, se devo calcolare il limite per x che tende a 3 di 2x più 1 fratto x meno 3, che cosa ottengo? Beh, il numeratore tende a 7. Se metto al posto di x metto 3, 3 per 2 6 più 1 7, mentre il denominatore tende a 0. Allora siamo in questo caso. In questo caso qui. Io ho il numeratore che converge a un numero non nullo, il denominatore è infinitesimo, la funzione diverge. Quindi qui il limite è infinito. Con quale segno? Beh, dipenderà dal segno della funzione in un intorno di 3. Dovrò andare a studiare il segno della funzione per capire che infinito è. Ok? Lo possiamo anche fare. Prendiamo il numeratore, 2x più 1 maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno un mezzo, x meno 3 è maggiore di 0 se x è maggiore di 3. Quindi abbiamo qui ho meno un mezzo, qui ho 3, il numeratore è negativo, assiste meno un mezzo, nullo e meno un mezzo positivo a destra, il denominatore è negativo a sinistra di 3, positivo a sinistra, positivo a destra, scusate, la funzione ha segno positivo a sinistra di meno un mezzo, negativo tra meno un mezzo e 3, si annulla in meno un mezzo, in 3 diverge, quindi qui non esiste, a destra è positiva. Quindi a destra di 3 è positiva, a sinistra è negativa, per cui
il limite per x che tende a 3 da destra di 2x più 1 fratto x meno 3 è più infinito. Il limite per x che tende a 3 da sinistra della stessa funzione è meno infinito. Devo guardare i segni della funzione in un intorno di 3, cioè qui attorno. Ok. Dato che in 3 la funzione diverge, questo mi autorizza a dire che la retta y, scusate, x uguale a 3 è asintoto verticale. E quindi graficamente questo produrrà questo effetto. Qui abbiamo la nostra x, la nostra y, qui c'è il 3, la retta x uguale a 3 è asintoto verticale, a destra di 3 la funzione tende a più infinito, quindi avrà un andamento di questo tipo, mentre a sinistra meno infinito. Di questo tipo, poi qui continua nel modo in cui vedremo più avanti. Okay? Questa è la funzione nostra, y uguale a f di x, e questo è l'asintoto verticale. Ok? Sono domande? Ma scusa, il fatto precedente, il Dimmi. Il limite che tende a questo destro sinistro? Beh, abbiamo visto che se una funzione fratta ha un numeratore che converge a un numero, in questo caso 7, e il denominatore che va a 0, 7 fratto 0, se divido 7 per un numero sempre più piccolo, un numero enormemente grande. Quindi in 3 la funzione diverge. L'obiettivo, uno degli risultati che dobbiamo raggiungere entro fine anno è, partendo dalle proprietà della funzione e della sua formula, per capirci, fare il grafico. Quindi se una funzione da studiare è questa, devo capire che comporta questo, che effetto grafico ha. Quindi se questo infinito ha un segno positivo o negativo. Per saperlo, devo andare a studiare il segno della funzione. Se lo studio, faccio il segno della frazione, vedo che in un intorno di 3, cioè quando x differisce di poco da 3, se x è più grande di 3, il segno è più, se è più piccolo di 3, il segno è meno. Stiamo parlando di un intorno di 3, quindi non vado a guardare questo segno, vado a guardare quelli vicino a 3. Quindi se x è prossimo a 3 dalla parte in eccesso, quindi a destra, il segno della funzione è più, quindi divergerà più infinito questo segno rispetto a questo vincolo. Mentre a sinistra di 3 il segno è negativo, quindi la funzione in 3 diverge a sinistra a meno infinito. Quindi graficamente il comportamento è questo. A destra di 3 la funzione diverge per valori positivi, a sinistra diverge per valori negativi, quindi va a meno infinito. Qui, anche se questa in realtà è un po' una forzatura, qui va a più infinito, qui va a meno infinito. Anche se, ripeto, questo in realtà dal punto di vista formale non è proprio del tutto appropriato. Ok? Solo per rendere l'idea. Tutto chiaro? Torno un attimo indietro. Quello che mi preme, in base alle regole che abbiamo appena visto sul calcolo dei limiti, okay, in tutti i casi in cui, tra virgolette, posso fare il calcolo, cioè non faccio operazioni vietate tecnicamente,
le operazioni che faccio sulle funzioni si traducono in analoghe operazioni sui limiti. Un altro modo di dire la stessa cosa, un modo più complicato di dire la stessa cosa, è che se per calcolare il limite è sufficiente mettere al posto di x il valore di x con 0, cioè dove la funzione è continua, il calcolo del limite è immediato, basta sostituire la x a x con 0. Ok? Dove ho problemi? Ho problemi dove il calcolo mi porta a calcolare cose che non esistono. Per esempio, che ne so, come vedevamo prima, eccolo qui, 7 diviso 0. Questa funzione, okay, non ha un limite calcolabile in 3 direttamente, perché vorrebbe dire prendere 7 e dividere per 0. In quel caso lì cosa succede? Beh, se il numeratore è finito, prossimo un numero finito, il denominatore invece è infinitesimo, va a 0, allora se divido un numero finito per 0 per un numero sempre più piccolo, un numero sempre più grande. Formalmente questo come si traduce in simboli? L'addizione, il numero sempre più grande, significa infinito, cioè che non è un numero, ma diventa qualcosa di più grande di qualunque numero per quanto grande tu lo pensi. Ok? E questo formalmente si scrive utilizzando questo 8 rovesciato, graficamente abbiamo visto il significato che ha, e in quel caso appunto ho una funzione che in 3 non è continua, perché non posso calcolare il limite semplicemente sostituendo 3 alla x, e ha un comportamento tra virgolette patologico, perché? Perché in 3 non esiste, e non esiste perché diverge, cioè assume valori sempre più grandi. Tanto più grandi quanto più x è vicino a 3. Ok? E così via. D'accordo? Dove la funzione ha questi punti, tra virgolette, patologici? A breve vedremo che ci sono 3 modi in cui la funzione può non essere continua, essenzialmente. E sono i punti che normalmente vengono esclusi dal dominio. Qui, se avessimo fatto il dominio di questa funzione, avremmo trovato tutti gli x diversi da 3. Allora, se in 3 non posso calcolare la funzione, vuol dire che lì ha qualche problema. Come faccio a sapere che tipo di problema ha? Vado a investigare non tanto il valore della funzione in quel punto, perché non esiste, ma vado a calcolare il limite della funzione per x che tende a quel punto, e vedo come si comporta. Ok? È chiaro? Ecco, prossimamente ci occuperemo di calcolare i limiti in questi casi, tra virgolette, più difficili, meno immediati, meno diretti, e studieremo quali sono le conseguenze, soprattutto dal punto di vista del calcolo e soprattutto dal punto di vista della grafica, cioè perché, poi ripeto, dovendo fare il grafico della funzione, il significato grafico del comportamento, in questo caso discontinuo in un punto, ha importanza per quanto riguarda l'aspetto, l'interpretazione grafica, ecco, di questi risultati. Ok? Per oggi direi che ci possiamo fermare qui. Ci sono domande?